A New York è sempre più difficile costruire grattacieli, sentiamo perché con Angelo Figorilli. Che New York fosse la città dove si immagina il futuro era noto. L'ultimo esempio, questo grattacielo rotante, presentato qualche giorno fa in una spettacolare conferenza stampa. Un progetto rocambolesco in cui ogni piano del palazzo ruota autonomamente su se stesso e il panorama dell'appartamento cambia a seconda dell'umore e delle voglie del proprietario. Una torre alta 313 metri, totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico grazie al sole e al vento. Insomma, una meraviglia della scienza e della tecnica. Peccato però che non si costruirà a New York, dice l'architetto David Fisher, italianissimo a dispetto del nome, almeno per ora. La prima torre che faremo sarà a Dubai, dice, la seconda a Mosca, prima o poi forse anche qui a Manhattan. Già, prima o poi, parole prudenti quelle dell'architetto, perché da qualche tempo grattacieli nuovi a New York fanno fatica a crescere. Il caso più eclatante è proprio questo qui, Ground Zero. Non era certo facile ricostruire sul grande buco della memoria, ma certo nessuno si aspettava i ritardi e i problemi così imbarazzanti. I dati ufficiali arriveranno solo lunedì prossimo, ma già si anticipa che saranno disastrosi. Il nuovo World Trade Center doveva risorgere in tempo per i 10 anni dell'11 settembre, e invece così non sarà. Di anni ce ne vorranno ancora, almeno fino al 2015. E poi i costi, forse 3 miliardi di dollari in più del previsto, colpa della burocrazia ma anche della crisi economica che ha spinto molti inquilini potenziali, soprattutto le grandi banche d'affari, almeno a pensarci due volte. Così per ora, mentre la città scorre, le grandi torri del dopo 11 settembre sono ancora così, immaginarie.